Meditazione veglia di sabato 27 novembre 2021. Più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Romani 8, 37. Le difficoltà non servono solo a metterci alla prova. La vita sulla terra include prove, difficoltà e tribolazioni, e alcune di queste potrebbero essere davvero molto dolorose. Ma sia che si tratti di malattie, tradimenti, tentazioni, perdita di una persona cara, disastri naturali o qualche altra esperienza traumatica, l'afflizione fa parte della nostra esperienza terrena. Molti si chiedono: ma perché dobbiamo affrontare tutte queste prove e periodi difficili? Una delle ragioni è fornire a Dio prova della nostra fede in Lui, per vedere se faremo tutto quello che Egli ha comandato. Inoltre, la vita terrena è il contesto perfetto per affrontare e superare queste prove. Ma le difficoltà sono anche di vitale importanza per affinare la natura divina. E se gestiremo queste afflizioni nel modo corretto, esse saranno consacrate a nostro vantaggio. Infatti, nessun dolore che soffriamo o prova che attraversiamo saranno sprecati. Tutto quello che subiamo o che sopportiamo, specialmente quando lo facciamo con pazienza, rafforza il nostro carattere, purifica il nostro cuore, allarga la nostra anima e ci rende più generosi e caritatevoli. È tramite il dolore e la sofferenza, le prove e le tribolazioni che acquisiamo l'istruzione necessaria che siamo venuti ad apprendere quaggiù. La crescita personale è il risultato previsto per queste prove. Nessuno ne è esente, specialmente i santi che stanno provando a fare ciò che è giusto. Qualche santo obbediente potrebbe chiedersi: perché a me? Perché il Signore sta permettendo che ciò accada? La fornace dell'afflizione aiuta a purificare anche il migliore dei santi, bruciando le impurità della sua vita e lasciandone oro grezzo. Sia nelle scritture che nella vita ci viene dimostrato che molte volte le prove più difficili e pericolose precedono eventi significativi e di straordinaria crescita. E dopo molta tribolazione vengono le benedizioni. Amen. Alleluia. Ricordiamo ad esempio i figli di Israele intrappolati davanti al Mar Rosso prima che fosse diviso, o Daniele nella fossa dei leoni che ne uscì indenne. Altri sopraffatti da un potere malvagio tanto forte da fargli credere di essere destinati a una distruzione totale, quando erano quasi pronti a sprofondare nella disperazione, gridarono a Dio invocandolo a gran voce, e in quel momento ricevettero la visita del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Le madri sanno che i dolori lancinanti del travaglio e del parto precedono il miracolo e la gioia incommensurabile della nascita di un figlio. Ed i credenti, avviatisi al battesimo, soffrire da simpatizzanti, ma ahimè anche da alcuni che si professano inadeguatamente cristiani, maldicenze, umiliazioni, bestialità, costrinti ad affrontare ostacoli ed altre tribolazioni. Ma per chi ama sinceramente Dio, non esistono ostacoli, né volontà, né controordini dettati da uomini. E quindi quel battesimo fu celebrato alla gloria di Dio contro qualsiasi contrasto di mortal peccatore. Infatti non c'è volontà maligna d'uomo alla quale Dio non spezzi le reni, dando a coloro che hanno oppresso, fino ad escludere tormenti, disperazione, vedendo i propri figli allontanarsi e prendere da loro distanze insanabili. Ecco dunque a cosa servono le prove. Per mezzo di Cristo che ci fortifica possiamo fare ogni cosa. Personalmente, in qualche occasione mi è capitato di dire al Signore che avevo sicuramente imparato la lezione insegnatami e che non ci sarebbe stato bisogno che soffrissi ancora. Tali suppliche non sembrarono però portarmi alcun beneficio, in quanto mi fu reso chiaro che questo processo purificatore doveva venir sopportato secondo tempi e modalità stabiliti dal Signore. E altresì ho imparato, strada facendo, che non sarei stata lasciata sola ad affrontare queste prove, bensì che angeli custodi, coperti da vesti umane, mi avrebbero assistita. Poi c'è anche l'amore.
per mio figlio Mattia, che mi sta mantenendo allenata a preservar mente lucida e fiato costante, sia nelle corse come nel pesante cammino, perché lui mi dà quella fiamma che mantiene costantemente pervicace la mia resilienza, viva la saggezza, e altrettanto desiderosa di veder verità e giustizia trionfare. Il nostro Padre Celeste ci ama, e io so che chiunque riporrà piena fiducia in Dio sarà sostenuto nelle prove, nelle difficoltà, nelle afflizioni, e che a tempo debito sarà elevato. Amo le parole di Paolo quando dice: chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione? O le ristrettezze? O la persecuzione? O la fame? O la nudità? O il pericolo? O la spada? Anzi, in tutte queste cose noi siamo più che vincitori, in virtù di colui che ci ha amati. Amen, Signore. Buona giornata a tutti e infinite benedizioni.